dati un attimo di cose belle le messe alate. Andiamo. Cari amici, siamo a Napoli, proprio a Napoli, e un vanto di queste idee è quello di mostrare gli artigli. Tanti concerti che si svolgono, siccome la piazza è enorme, e ai tempi già nata fontana, e di qua abbiamo il porto e il Maschio Angioino, Napoli. E non temete, cari amici, il cuscino della suocera lo trovate anche a Napoli. La metropolitana è particolare qua a Napoli. Quindi andiamo direttamente verso Bagnoli, qualcos'altro, Pozzuoli, Bagnoli. Ecco voi la solfatara. Quella. Fatemi capire, fa più caldo a Varese che a Pozzuoli. Incredibile. Un albero carico di mandarini e giù il mare. E ben venga questa tornata a Napoli, Gennaro Gelmini, di questa fantastica giornata. Siamo venuti di tutto e di più, ovunque, e adesso siamo a Bagnoli. Bagnoli conosciuta per il lavoro, prima c'erano le terme, poi il lavoro, la metallurgia, metalli pesanti. Beh, però si lavorava, gli operai lavoravano, e adesso, siccome il tempo del cambiamento, ci interessiamo del pianeta Nibiru. Gennaro Gelmini al 5 febbraio 2024. Oh, ma ne è passato di tempo, eh? E quindi un nuovo scritto su Nibiru, ovviamente. Assolutamente, cosa possiamo dire di importante oggi? Io ho notato che a circa 19 giorni dopo, successivamente, l'eclissi di luna e sole, se c'è un'eclissi di luna, l'ultima del periodo, a breve distanza sole e luna, e poi c'è l'eclissi di luna, l'ultima del periodo,
avviene un aumento delle alluvioni. Abbiamo visto nel 2023 eclissi, l'ultimo del periodo di luna e poi l'alluvione in Emilia Romagna. Ed ecco adesso l'ultima del periodo, l'8 aprile 2024, sarà di sole. E che succede? 19 giorni dopo, circa, poi ho calcolato un aumento sismico, un aumento dei terremoti, al 28-29 aprile 2024, dove nelle aree però interessate dall'eclissi, ovvero l'eclissi si vedrà sul Messico, Stati Uniti d'America e Canada. Quindi nel continente americano ci sarà un aumento dei terremoti verso il 28-29 aprile 2024. Ma questo è il tentativo mio, e d'altronde penso ben riuscito, per dire muovetevi, dite del fatto che Nibiru esiste. Questo pianeta io dal 1999, quindi già dal prima dei tempi di internet, mi muovevo a far sapere questa verità, che questo pianeta esistesse. Chi me l'ha detto? Non siamo soli nell'universo, come ve lo devo far capire? Esistono delle creature extraterrestri e intraterrestri, intraterrene, intraterrestri ed extraterrestri, che ci comunicano queste cose. Vedete la sabbia proprio portata dal Vesuvio? Questa è proprio sabbia vulcanica. Vabbè, qualche pezzettino di legno. Sabbia vulcanica, bellissima, è stupendo. Io voglio venire ovviamente non a febbraio, siamo al 5 febbraio 2024, io voglio veramente di venire qua a fare il bagno. Vedremo quest'anno cosa riusciremo a fare, ma ciò che importa è la verità. Perché allora la salute è importante, benissimo, ne ho passato tutti i colori, perché io avevo un'ernia ombelicale da 15 anni e quindi non era una bella cosa. Mi era venuta perché mio padre, quando stava poco bene, che poi perché stava per finire, chiaramente a volte lo dovevo alzare io che cadeva, pesava 120-130 kg, mi è venuta l'ernia ombelicale. Poi non me la sono mai curata, perché ognuno ha le sue paure, bisogna fare un'operazione. Allora le cose necessarie fatele, e invece ognuno ha le proprie paure. Però vedete le campane, e quindi non bisogna aver paura. Allora cari amici, però io voglio che siate nel prossimo periodo, siate comunque forti a sostenervi. Dovete saper vivere, perché ho l'impressione che, è vero, tanti, anch'io ho dovuto imparare, la malattia mi ha portato giovamento, perché come mi dissero tutte quelle cose che avrei passato in realtà, mi ha portato giovamento, perché adesso se avevo delle cose praticamente quando veniva quel tempo che verrà, magari avevo dei pensieri a voler sistemare qualcosa che non andava bene. Invece adesso il pensiero deve essere quello, aiutare la popolazione, e però per aiutare la popolazione nei momenti tremendi che abbiamo passato, ma che dobbiamo ancora passare, che dobbiamo ancora vivere, ci vuole la costanza, ci vuole un certo senso, dovete essere forti, ma non forti fisicamente, forti proprio nell'anima, forti dentro, dovete avere una grande energia. Ecco perché scongiuri napoletani va benissimo,
spiego perché scongiuro i napoletani, perché il napoletano non si arrende mai. Allora, e poi non solo il napoletano, io penso che tutti nel mondo possano essere così. Non bisogna mai arrendersi, ma no, non perché è così, perché uno deve andare avanti, no? Perché la vita lo vuole, la vita deve essere amata e deve essere proprio gestita a dire cosa faccio oggi, ma non andarsi a cercare per esempio un lavoro che non c'è più. Bagnoli, perché veniamo qua? Perché vogliamo vedere il mondo del lavoro che c'era. Il mondo del lavoro non c'è più, ma non potete, tutto cambierà un giorno. Allora la vostra forza deve essere quando c'è il momento del cambiamento, il cambiamento lo sappiamo che è anche qualcosa di burrascoso, voglio che siate energici, siate forti, però dentro, non fuori, non dovete dimostrare che sapete spaccare queste rocce, nessuno deve dimostrare questo, dovete dimostrare di essere forti dentro, nell'anima. Questo è un orario bellissimo, ormai si fa il tramonto, viene buio, ok, però è un orario bellissimo, perché è un orario magico, quello del tramonto, a riflettere sulla giornata che si è riuscita a fare. Io sono riuscito ad andare in regione, all'università, al rettorato, dell'università e poi in comune. Uno dice, vabbè, no, perché l'essenza dentro, la comunicazione, dire, allora certe cose stanno cambiando. Il sistema solare è un sistema binario, esistono due stelle, come tanti altri sistemi stellari. C'è questa seconda stella, Nibiru, che è come una cometa, per questo adesso hanno chiamato questa cometa Devi. Congiuri napoletani, perché dite le cose come stanno. Allora, prima di tutto dire le cose come stanno, perché non è possibile che Gennaro Gelmini va avanti 25 anni, andrà avanti anche di più, ma non ce n'è bisogno perché tra poco la verità arriva. Siamo qua al mare a Bagnoli e la verità arriva al 5 febbraio 2024. Questo 2024, dai, finché poi tutto cambierà, non saremo più soli, saremo insieme a queste creature che sono magiche, sono stupende, ci vogliono un grande amore e quindi la nostra vita sarà rivalutata. Io vedo tanti che hanno tanti problemi, tantissimi problemi, problemi invalicabili, però non vi affliggete perché io proprio, a me, ma non mi avevano dato pure per morto. Io, perché proprio dopo 15 anni si era pure fatto una perforazione nello stomaco, poi mi hanno dovuto perforare il cranio, una lobotomia, poi sono diventato cieco all'occhio un giorno e mezzo, di tutto di più. Non riuscivo più a camminare, adesso saltello, vado, faccio quello che voglio, corro, vado. Ma uno dice, com'è possibile che Dio ha voluto tutto questo male per te? No, perché ho capito, è inutile avere pensieri a dire no, questo non va bene, lo voglio così. No, no, il destino sistemerà tutto. E adesso è importante aiutare i nostri fratelli che nulla sanno, perché la gente ancora niente sa. Questo è un orario che qua non c'è nessuno, perché Napoli ha 1 milione di abitanti, quella provincia, con l'Interland, fa 3 milioni di abitanti, ci sarebbero tantissime persone, però è inverno ed è orario di cena, quindi sono tutti a cenare. Bellissimo qua, eh? Dai, 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 dice che è bello, dai. Ho scelto qua perché io potevo andare in 1000 posti, ma questo è il posto del lavoro. Quindi adesso rivedremo un po' quello che era il nostro mondo del lavoro, finché la luce ce lo consente, la luce del giorno ce lo consente, e poi naturalmente ecco di sotto invece sapete che c'è il magma,
del magma incandescente che dà luce, calore, c'è l'acqua, c'è tutto, quindi c'è vita anche all'interno dei pianeti. La luce del magma fa come il magma incandescente, come la luce del sole. E c'è luce, calore, c'è acqua, c'è tutto. E ci sono delle cavità, perché poi sotto ci sono delle cavità. In queste cavità abitano delle creature. Noi siamo una razza rara. La razza umana, l'umanità è rara. A noi perché ci tengono tanto le creature? Perché poche creature come noi, come gli umani, riescono a vivere all'esterno di un pianeta. Capite? Tutte le creature, è raro così, invece tutte le creature abitano all'interno del pianeta. E quindi ci tengono tantissimo. Chiamatemelo come volete, chiamatelo come volete, esperimento, così. Fatto sta che ci hanno creato perché nell'universo si iniziava ad esserci sovrappopolazione, perché aumentava la popolazione dappertutto. Così hanno avuto la grandissima idea di creare una razza che potesse vivere anche all'esterno, per creare e sviluppare la vita all'esterno dei pianeti, per evitare che ci sia sovrappopolazione all'interno dei pianeti. Questo l'avevo già detto anni fa. Quindi è importantissimo, ci vogliono l'amore dell'anima, chiamatelo come volete, è un grande amore, un bene dell'anima, ecco, come dico di solito. Io ho girato mezzo mondo, quindi ogni posto si dice in modo diverso. Io a volte traduco, per esempio, cari amici, è anche una traduzione, se vogliamo. Io ero andato anche a San Pietroburgo, a Mosca, ma amo tutto il mondo. I miei cugini sono andati in America, perché il mondo è bello tutto, no? Ed ecco perché poi bisognerebbe fare la pace. Perché le cose non buone con i nostri fratelli, allora ecco che crediamo che delle creature possano essere non buone. Perché? Perché siamo noi stessi che facciamo le cose contro noi stessi. Invece no, dobbiamo volerci bene noi e sapere che gli altri ci vogliono bene, queste altre creature, anche se al momento è un macello. Vediamo un po' di qua e poi vedremo Bagnoli di là. Ho guardato dal treno questo posto così bello, sono rimasto incantato e così vi ho portato qua. È già sera, cari amici, e vediamo la parte di Bagnoli, la parte del lavoro. Qua si faceva la metallurgia. Vedete il pontile che dà sul mare? C'è ancora. La stazione è tutta in movimenti che ricordano il mare. Ed ecco che arriva il treno.